Ciao a tutti e bentornati su Fallout Shelter. E quest'oggi abbiamo mandato avanti il tempo di 2 giorni. Per cui vai a capire se la nostra enigma ce l'avrà fatta anche questa volta oppure no. Ho qualche dubbio a questo giro, anche perché le sue statistiche non sono così alte. Ma staremo a vedere. Ok, intanto... Oh! Un'altra... Io vorrei qualche uomo... Per nominare qualcuno, per cui Frances la lasciamo con il cognome della madre, a quanto pare, mi sembra giusto almeno dargli un cognome. Anzi no, la chiameremo Frances LP, perché a Luca so che piace anche mettersi LP di tanto in tanto. Ok, prendiamoci questi altri soldi. Felicità, 88%, potremmo andare molto meglio, eh. E tra l'altro dovremmo figliare un po' di più, temo. Qui intanto si addestrano ancora. Poi altra percezione, altra agilità, altra forza, altra endurance, ottima. Un altro venuto dalla radio, Austin Scott, che ha percezione. Allora noi abbiamo... Oh, perfetto, un volontario per il deputatore era Leonardo Contro, che sembrerebbe fatta apposta. Leonardo Contro addetto al depuratore, ed essendo quindi addetto al depuratore, intanto, ops, ecco, ma perché sempre nelle stanze vuote? Buoni tutti, ragazzi. Qui, esatto, lo sapevo che si allargava. Non torna indietro tu. Ah, nella stanza adatta, bravi. Ok, qui l'hai spento. Allora, vai ad aiutare di qua. Bravissimi che mi hanno interrotto mentre stavo facendo decisioni difficili. Non ho ancora visto cosa sta enigma, lo so, ma con calma facciamo tutto. Ok, adesso l'incendio dovremmo essere riusciti a sedarlo. E troppo zoom out. Allora, dicevamo, qui è futura percezione, futuro depuratore, medico della zona. Vedi che me l'ero tenuto per un motivo. E di arma purtroppo l'abbiamo vendute tutte. Per cui Leonardo al momento senza armi. Lo so, mi ero lasciato libero spazi. Ma si spera che domani rientri Enigma. E con domani intendo adesso la faremo rientrare se è ancora viva. Depuratore qua sotto, abbiamo ancora spazi? Sì, ne abbiamo ancora un altro che possiamo assegnare qui. Dovremmo in realtà mandarlo ad allenare percezione. E forse ce lo possiamo anche permettere al momento. Buoni tutti, vatti ad allenare percezione. Qui non sono ancora maxati. Okay. Devo seguire la situazione degli allenamenti perché... Devo capire quando fargli fare qualcos'altro. Ad esempio Ciriola, e ancora ne ha di strada a fare. E qui a Carisma stanno quasi 8, quindi altri 2. E bah, penso che più o meno ci stiamo. Ora, un'altra arma ci avrebbe fatto comodo, sì. Mattaliano. Oh, Enigma è morto dopo un giorno e 17 ore. Un giorno e 17 ore, quindi ancora non ce la fa, però è arrivata a livello 47. Tocca potenziare a bestia Enigma, così dopo secondo me ce la fa. Comunque ha fatto meno soldi dell'altra volta, no, più soldi dell'altra volta. Non ha trovato particolari cose rare, se non un fucile a leva e basta, un sacco di mondezza. Però, no, questa pistola è buona, un altro po' di fucili... Sì, però dobbiamo assolutamente alzare l'elo di fortuna in qualche modo e non so come. Comunque, rianima, richiama. Comunque, ci stiamo in positivo di 1000 tappi con questa operazione. E di Radaway, comunque, vedete, ne ha utilizzati solamente 12? 13? Quanti ne ha dati? 25? Ok, quindi no, ne ha usati solamente 8. Non so che calcolo avessi fatto, ma ok. Ci è costato un po' rianimarla, quindi un giorno e 17 ore. Potremmo puntare a fare un giorno e mezzo da qua in futuro, forse. E abbiamo visto che tutto quel Radaway nemmeno serviva. Ok,
Intanto, obiettivi. Spegnere 12 incendi, siamo a metà. 12 abitanti nella stanza adatta, va bene, tanto succederà da solo. 550 cibo, ci siamo quasi. No, di questi non ha senso togliere nessuno perché hanno tutti tanti soldini. Ora noi siamo rimasti con 4800. Cosa possiamo fare upgrade e cosa possiamo costruire? Intanto, l'idea di costruire c'è. Per cui puliamoci un piano. E intanto, come stanza da 1, ci facciamo al volo un ripostiglio, che abbiamo avuto alcuni problemi di spazio. Poi, idealmente, io cosa vorrei fare? Vorrei averci altri laboratori ancora, ma non credo sia la cosa giusta da fare adesso. Quindi potremmo aumentare forse. Solo che dovrei puntare ad arrivare a 50 abitanti e vedere prima cosa fa questo bar prima di iniziare a fare pensieri di espansione troppo avanti. Per cui vediamo cosa si può fare l'upgrade. Upgrade il depuratore. Quest'altro depuratore qua già migliorato al massimo. Comunque l'acqua era un problema, per cui ok, facciamo upgrade a partire dall'alto. Cucina da 1 è un po' uno spreco fare l'upgrade. Sì, ne sono consapevole. Al massimo, pure questa cucina dovrebbe essere. No, non è al massimo, male. E i soldi, come vedete, non sono durati niente. Va bene, però adesso stiamo un po' meglio. Presto dovremo farci altri generatori. Quello è un dato di fatto. Anche se ancora abbiamo persone da poter allocare in giro e fare cose volendo. Ora, quest'oggi noi potremmo decidere anche di mandare qualche altro esploratore fuori per un tempo più consono, diciamo. Cioè il giorno che servirà a Enigma per rientrare. Quanto tempo serviva a Enigma? Ah, aspetta, mi stavo detto che bastava cliccare fuori per vedere. Esatto, mi basta cliccare fuori dal vault per vedere lo stato di chi sta fuori. Molto utile. Mancano 20 ore, perché qualcuno deve andare all'esterno per 20 ore? No, forse sì, conviene fare 20 ore. Oh, abbiamo completato. Ottieni 550 cibo e ci prendiamo volentieri i soldi. E vediamo anche con cosa è stato sostituito. Con fai nascere 5 bambini. Che, detto fra noi, potrebbe essere un obiettivo abbastanza utile adesso. Per cui, intanto direi che è il caso di far fare al Ceriola un po' di lavoro. Poi, vediamo un po'. Vorrei mettere 5 maschi e 5 femmine in giro. Con Ceriola, signori, non so con chi accoppiarlo. Immagino che qui ci siano un sacco di volontarie, ma beh, comunque vorrei farlo con qualcuno che abbia un nome, quantomeno. Quindi spero non si offenda Tomomi. Anche Andrea, temo, si potrebbe. Non so perché Sofia, non mi ricordo che intrallazzi abbia avuto. Però ci mandiamo sia Sofia che Fran. Sì, perché Alessio comunque non vuole figliare. E mandiamo anche. Vediamo. Che potremmo altro mandare? Francesca, magari? Andiamoci anche Francesca, così poi io non sarò io a decidere. E altri ragazzuoli che potremmo far figliare. Qualcun altro che abbia forza, forse. Qui Leonardo Contro si sta allenando. Abbiamo Flavio. Beh, io il Tomomi, se si riuscisse a farlo figliare ancora, mi farebbe solo che piacere. Quindi stiamo a 5 di 6. Che ragazzi. Ah, perché qui stanno parlando fra di loro. E no, non dovete parlare tra di voi, ragazzi. So che vi sentite meglio, che fare un po' di gossip. Però no. E vediamo un po'. No, è rimasto il gossip. Hanno ignorato Tomomi? No, ok.
E anche perché ho scoperto che se nel caso ci fosse qualche parente. Riprendiamoci Andrea, va. Dai, Andrea. Hai poco carisma, ma. E quelli sono tre. Poi Sara Lunardi. E Nerissa. Nerissa non aveva niente contro, mi pare. No, non ha niente contro. E altri due ragazzuoli. Potremmo fare dei misti interessanti. Mandiamoci Simone Coso. E ci potremmo mandare Wolf. Luca già ha dato. Vediamo. Qui certo abbiamo dei cuochi che ad abilità stanno ancora un po' indietro, eh. Andiamoci John. Dai, John non l'abbiamo mai fatto divertire. Ok, questo ci dovrebbe far aumentare abbastanza in modo interessante la quantità di abitanti e andare sopra ai 50. Qui qualcuno già ha conquistato? Oh, grande il Ciriola, subito, con Francesca se non erro. Vanno nella stanza lì dietro. Va bene. Qui inizia la dinastia dei Ciriola. E vediamo un po'. Qui abbiamo lasciato un po' sguarnite le situazioni per figliare, però insomma è per una giusta causa e non mi pare ci siano relazioni di parentela particolari. Qui Ciriola, ora che hai dato, tornati ad allenare. Tanto abbiamo deciso di fargli maxare a poco tutto quanto. E Francesca stava in cucina. Perfetto. Potremmo anche fare un turnover, eh? Tipo, potremmo mandarci. Di ragazze con nome non è rimasto, penso, molto. Michelle potremmo mandarci, che ha un'intelligenza della Turbo Madeon, come dicono gli antichi. E a questo punto ci potremmo mandare. Stavo dicendo. Non oziate. Potremmo mandare uno dei ragazzi da radio che si svaga un poco. Davide o Lorenzo? Vorrei però fargli finire di allenarsi, insomma, a bere. Però. No, no, ragazzi, so che avreste voluto copulare, ma no, non per oggi. Aspettate tutti, fermi, 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 fermi. Falco, vai qua. Ciriola, vai qua. Lì sono due. Adesso qui abbiamo gente. E questo è il problema, che stavano tutti quanti cercando di copulare. E abbiamo Michelle che al momento è da sola. Sono passati, ma dovremmo riuscire a fermarli. Allora. Sapete che vi dico? Ci mando Stefano. Ma sì. Detto che ci mando Stefano. Ah, non posso mandarlo. Ah, sì. Tanto curiamo i ragazzi. E ce l'hanno fatta il nostro Falco e il nostro Ciriola, come al solito. Grande collaborazione. Qui Simone si va a divertire. Bravo Simone. E volevo dire al Falco di curarsi? Ma sì, dai. Comunque, stavamo dicendo. Qui un level up. Soldini adesso ne abbiamo pochi. Abbiamo mandato sopra qualcuno. Non avevo mandato sopra nessuno. No, Simone ci ha dato dentro. Bravo Simone, ma. Ok, Tomomi e Fran. Giustamente loro attratti dall'intelligenza uno dell'altra. Anche se Tomomi penso che almeno nel gioco, se non prendetela sul personale. Sia più intelligente, ma giusto perché Fran non l'abbiamo fatta addestrare in classe. Mea culpa, mea grandissima culpa. Comunque no, abbiamo Michelle qui che non l'abbiamo. Mandiamoci Lorenzo. Lorenzo è rimasto da solo perché ci sta mandi comandi di sotto. Luca abbiamo detto. Mandiamoci Wolf, dai. Vai Wolf. E qui abbiamo Fran che, nonostante sia in dolce attesa, la rimandiamo a lavorare. 12 abitanti alla stanza adatta, ottimo.
ho voglia di baciarti. Certo che se ti togliessi quello scafandro che hai in testa sarebbe tutto più facile, Sara. Ma questo è un altro discorso. Nerissa era al depuratore e al depuratore dovrà tornare. E qui più o meno tra poco si dovrebbe risvuotare la situazione. Qui sopra stanno chiacchierando. Non è che sono parenti questi? Fammi un po' vedere. Intanto fammi tornare Tomomi a lavorare. E loro non si stanno parlando. Tuo padre vende diamanti. No, non si guardano in faccia. Più che altro per dare a Wolf modo di guardare forse delle parti che reputa più interessanti di Michelle. Qui Wolf non si sta regolando, è molto scortese da parte sua. Ma ad ogni modo, qui chiacchierano Andrea pure, che sta facendo il provolone con Sofia. E non sono sicuro che sia la prima volta. Però qui sotto avevamo Sara Lunardi che si stava addestrando forse. Molta percezione, molta endurance. Forse l'avevo messa momentaneamente qua, ma no, la facciamo tornare ad addestrarsi sull'endurance. Tu fermate. Qui tu stai a partire. Fermate, poi non là. Non so cosa è successo, è scattato. E Mandy lo rimandiamo in cucina. Bravo così. Anche se sarebbe il caso forse di far allenare un pochettino i nostri cuochi, questi della stanza piccola, finché ci sta modo e tempo. Anche perché il cencio sta a 8. Qui quando li maxiamo. E qualcun altro ci ha dato dentro. Ah, vedi come si è sbloccata la situazione là. Ok. Ah, si sono switchati. Andrea sta facendo tutto il provolo e poi niente, sono rimasti così. Andrea e Michelle, niente di meglio che stare a casa con la mia famiglia. No, sono imparentati. Allora, no, io Michelle la voglio tenere. Andrea gli ha detto sfiga, mi spiace. E ci mandiamo. Non so se far figliare un po' di più Ciriola, visto che... Mass... Wolf, non fare il provola sempre. E... no, in realtà stavi al depuratore, vero? Non so perché ti ho rimandato ad addestrarsi. Ma sì, dai, andiamo ad addestrarsi, porello. Andiamo Ciriola a fare un altro po' di lavoretti qua. Lì abbiamo lasciato del tutto sguarnito. Chi altro c'era? Non credo che di aver lasciato una persona sola lì. O forse stavo puntando a maxare queste. So, anche perché queste ne tengono ben 6 di persone. E vorrei fargli degli upgrade, ma... il problema è che non aumentano la riserva. È questo che mi dà da pensare. Ad ogni modo, adesso la situazione è: abbiamo parecchie donne in dolce attesa. Più avremo supporto della radio. Ciriola l'ho mandato. Non... ops, ho sbagliato tasto. Non mi pare che si trovino troppo d'accordo. Scusate, non vorrei che qui invece fosse anche Michelle che sia un po' incantata. Michelle? Ritorna di qua. Tanto un level up. Ora ci stai andando a parlare con Ciriolino? Sì. Vediamo anche se si dice una cosa interessante. Devi essere un genio perché esaudisci tutti i miei desideri. Ah, ve lo dicono tutte. Comunque. La situazione qui ormai è abbastanza stabile e stiamo continuando a non subire attacchi di Deathclaw, misticamente parlando. Infestazione di scarafaggi, stanza da uno, neanche me ne preoccupo, Mandy dovrebbe gestirla piuttosto bene. Donna incinta con i pesi non si può vedere, ma questo è un altro discorso. La gestisci, sì? Vuoi un aiutino? No. Perfetto. Altri level up che ci piacciono. Io volevo mandare qualcun altro nella zona, più che altro anche per fare un po' di livelli. Sapete che vi dico? C'abbiamo Franco Maria che si sta attualmente allenando.
Wolf anche. Sta meglio Franco Maria al momento. Sì. Andiamo Franco Maria. Una spedizioncina da una ventina d'ore, poco meno. Ma per sicurezza, visto che ce li abbiamo, diamogli comunque tutti gli steampack di cui può aver bisogno e anche tutti i radomi. Tanto poi ci torneranno indietro. Quindi, esplora. E penso possa anche dirsi tutto per oggi. I soldi sono riscesi, ma dovrebbero tornarci altri 2000. Per fare poche altri upgrade, visto quanto costano, maledetti. E speriamo di iniziare a trovare il modo per il prossimo episodio di poter creare un bar. Non so cosa aumenti la fortuna, però, ma quello è fondamentale per le nostre spedizioni future. A presto, ragazzi, al prossimo episodio.